un cuore, tre anime, tre storie da raccontare. Protagonista è il nuovo bicilindrico parallelo di BMW fronte marcia fasata 270 gradi. Cresce di cilindrata da 853 centimetri cubi fino a 895 per equipaggiare le nuove FGS. Sempre tre, come già accaduto in passato, ma in quest'ultima evoluzione con caratteristiche talmente diverse che ognuno può trovare quella che meglio si adatta alle proprie esigenze. Le nuove GS medie sono tre moto che meritano di essere vissute e lo faremo insieme attraverso un nostro Roads. Occasione buona per scoprire, in un percorso misto tra asfalto guidato e leggero fuoristrada, le migliori caratteristiche di ogni F e dove possono migliorare. Valutando ad esempio il comportamento della ruota anteriore da 19 pollici della F800 GS e le sue dimensioni super compatte, passando attraverso lo spirito off-road puro della F900 GS, esplorando poi il concetto globetrotter della F900 GS Adventure. B-serie le modalità di guida Road e Rain, il controllo di trazione DTC e l'ABS Pro, cui si aggiunge l'immancabile gamma di optional pensati per il fuoristrada, chiaramente per la 900 GS, a partire dal pacchetto sospensioni completamente regolabili con trattamento a nitruro di titanio per renderle ancora più scorrevoli. Il nostro altimetro segna 1492 metri sul livello del mare, qui a Bielmonte partiamo per il nostro Roads. Ovviamente siamo partiti dalla redazione percorrendo un po' di autostrada, sulla Milano-Torino siamo usciti a Carisio, zona del Vercellese nota per le infinite risaie, e poi proseguiremo verso le valli di Lanzo, Lanzo torinese naturalmente, dove dormiremo questa notte in un rifugio. Non vi racconto altro, partiamo! F800 GS, la porta d'accesso al mondo GS. La sua definizione è indubbiamente semplicità, a partire dalla forcella tradizionale, la ruota anteriore da 19 pollici, i dischi da 305 mm e non ultimo la sella a 815 mm da terra, che optional può scendere addirittura a 760 mm, roba da custom, oppure salire fino a 845 mm, sempre optional. Il peso in ordine di marcia è di 227 kg. Come anticipato, saltiamo la partenza da Milano e scegliamo di portarvi nel nostro Red Roads direttamente a Bielmonte, la montagna degli sciatori di Biella, 1500 metri, aria fresca in queste giornate di afa per ricaricarsi. E poi il tempo di buttare due marce e qualche curva e siamo già sulla panoramica Zegna. Strada guidata, panoramica per davvero, un vero e proprio parco naturalistico. Il percorso misto premia proprio la piccola 800, svelta, stabile e molto facile, complici le dimensioni. Stefano, più di 300 km con la F800 GS, occasione buona anche per capire come si comporti in tutti i territori che abbiamo affrontato fino ad oggi. La ruota anteriore da 19 pollici è la più stradale, chiaramente del gruppo, ma a mio avviso grande sorpresa in questo contesto dove la vocazione viaggio è determinante, ma non solo. Sì, allora, se ti devo dire che la moto con cui mi sono divertito di più a guidare è per me la F800 GS, con i suoi limiti, perché comunque qualche limite c'è, però ovviamente è la più stradale del gruppo, ha un 19 che a me piace molto e ritrovo un po', come ci siamo detti in una delle nostre soste, la stessa filosofia che Guzzi ha applicato alla V85 TT, no? Tra la Travel, che in questo caso è la F900 GS Adventure, e questa è la strada, è la Guzzi V85 TT, spogliata degli orpelli con meno peso, la moto diventa più agile, più bella, è una moto antistress questa, perché tu guidi, non ti accorgi nemmeno che stai andando in moto praticamente, molto facile. Devo dire, le mappature sempre usate in Dynamic, perché la Rain e anche l'off-road sono veramente molto sgonfie, molto forse troppo sgonfie, perché adesso salire qui al rifugio, insomma, devi avere un po' di gas, quindi usavo comunque la Dynamic. E, il fuoristrada per arrivare alla baita, al rifugio, lo fai tranquillamente. Ovviamente la moto stradale, i cerchi in lega, che
che sono un bel risparmio di peso rispetto a, a quelli a raggi su masse non sorpese, quindi la moto gira meglio, però è veramente super veloce da usare e dà soddisfazione. La sella a me piace, molto confortevole, sì. vero. Posizione di guida un po' incassata, insomma un po' particolare. Beh, anche piccolina, cioè una taglia, una mezza taglia in meno forse. Sì, rispetto... beh, allora per me che sono piccolino di statura, io mi trovo bene perché tocco bene a terra, quindi ovviamente è chiaro che BMW questa moto l'ha studiata per chi vuole una moto semplice innanzitutto e vuole una moto con cui toccare bene a terra e che sia facile da gestire in tutte le situazioni, quindi è studiata per quello. Come ti dicevo prima, anche se la comoda estremamente comoda, vero. Come ti dicevo prima, spesso quando vedi turisti tedeschi vedi lui omone con la GS 1250 Adventure e la moglie o la fidanzata dietro con la F800 GS. È un po' la moto che loro dedicano anche a questo tipo di utilizzo, perché no, anche le ragazze, cioè il GS è un po' anche delle ragazze, però non è del tutto delle ragazze, cioè è una moto per chi non ha troppi sbattimenti. Mi ricordo come ha fatto la Betone, che è il nostro Experience Day, e che un signore ha fatto mezza giornata guidando l'F800 e è tornato, se l'è comprata e dice: è la moto per me perché tocco bene, si guida bene, fa quello che io ritengo che debba fare la mia moto e va bene. Poi comunque tutto quello che c'è su, anche se estremamente semplice, è proprio funzionale, sorprendentemente lavora bene, perché i freni frenano bene, il freno posteriore perché è troppo basso, bisogna adesso cercare, ma non è difficile lunga la corsa, sì. La forcella molto morbida, nella prima parte di escursione la moto è molto confortevole, però poi c'è sostegno, quando vai a guidare lei è vero la prima parte va giù veloce, però poi diventa rimane bella lì. Progressiva. L'ESA... Perché è sempre il solito tema, che hai l'ESA che lavora solo posteriormente, sì. E non poi con la forcella. Poi mi fa un po' sorridere perché ha su un sacco di cose incredibili l'ESA, però poi ha la forcella tradizionale. Ecco, magari io su una moto così mettevo anche una sospensione manuale, poi è vero che questo è optional perché sai che su BMW si paga tutto, però avrei preferito magari una forcella un pochino più, non dico che funzioni meglio perché questa non funziona male, ma più appariscente, vogliamo dirla così, che ti gratifichi un po' di più, perché poi la moto sì è bellissima da guidare, però poi la devi anche un po' guardare, no? Allora, protezione aerodinamica, ecco, bocciata. Volevo dire, considerazione invece purtroppo su quello che riguarda parabrezza, ce l'hanno data così, quella meno protettiva delle tre. È una naked, veramente. Infatti a un certo punto, guidando tra le curve, andando su sopra lì a Bielmonte, sulla panoramica Zeno, se avessi un 17 diventa un bel motardone. Ci starebbe bene anche un 17 in questo contesto. Allora, chiudiamo F800 GS, perché poi parleremo anche delle sorelle più fuoristradistiche. Un pregio su tutti, secondo me, il piacere di guida. Assolutamente, e la facilità. Molto efficace, consuma pochissimo, dove si può migliorare forse quasi più sull'accessorio che non si può migliorare moto. Secondo me nell'impatto estetico, che deve essere più gratificante per chi la deve andare ad acquistare, però se a voi non interessa quello ci passate sopra. Ripeto, io non sono un fan per forza della forcella rovesciata, perché se la forcella funziona bene per me va benissimo anche la forcella tradizionale. È chiaro, però... che l'impatto, essendo una moto più stradale, magari una pinza un po' diversa, la rendi un pochino più più stradale e un po' di protezione in più. Un po' più gnocca, sì, insomma. Esatto, anche perché il passeggero comunque alla fine non ci stava male. Comodo, quindi... sì, comodo, poi con le maniglie, insomma, un buon progetto. La F900 GS Adventure è in questo momento un unicum dettato non tanto dalla scelta della ruota anteriore da 21 pollici quanto per la sua grande autonomia chilometrica rispetto al motore di cilindrata inferiore ai 1000 cm cubi. 23 litri di serbatoio che definiscono in buona misura il design, con le grandi protezioni a vista. Confermata l'escursione delle sospensioni della sorella F900 GS, 230 mm davanti, 215 mm dietro, ma con una sella leggermente più alta e meglio imbottita, pensata per il viaggio in coppia e per le lunghe distanze. Dalla sua una grande protezione dall'aria, un peso maggiore che la porta a 246 kg con il pieno di carburante. Per arrivare a Europa, scesi dalla panoramica Zegna dopo aver passato la Valle Cervo, oggi luogo che racconta anni di industria tessile di altissimo livello, una zona ormai relegata a palcoscenico di architettura industriale, procediamo verso Biella, che sfioriamo appena, per ritornare nella fornace della pianura padana in direzione ovest. Svolta decisa a nord, prima di Torino, in direzione di Lanzo Torinese e poi verso l'alta Valle di Tesso, verso il rifugio Salvin, sosta con pernotto in località Mecca di Monastero di Lanzo, a 1580 metri sul livello del mare.
Stefano, quando la giornata volge al termine, ci sono state le nuvole, poi improvvisamente, come l'indicazione di chi ci ospiterà questa sera al rifugio, si apre il cielo e tu hai portato a 1500 metri d'altezza un passeggero, i bagagli, li puoi scaricare, cioè beh, insomma, completa. È una figata. Esatto, racchiude secondo me l'essenza di questa moto, che è la F900 GS Adventure, che è l'ultima nata sostanzialmente della famiglia delle GS, l'ultima che abbiamo provato anche in ordine di tempo. Sospensione lunga escursione, le stesse della sorella F900 GS, sì. Però qui c'è una chiara vocazione al viaggio, secondo me, che si misura a partire dalla grande protezione dall'aria. Parto da quello perché anche il viaggio in autostrada oggi con il passeggero è stato molto molto confortevole. Allora, innanzitutto, bravo Fabri che ha sopportato il viaggio, che il nostro cameraman. La camera. E, allora, questa è una proposta un po' unica nel segmento. La 21, serbatoio grande. Devo dire che il pezzo che abbiamo affrontato in autostrada ha una protezione veramente sontuosa. Puoi andare col casco aperto e non ti arriva un filo d'aria. Quindi lì capisci che nasce per macinare tanti tanti chilometri. Delle tre è quella a cui a me piace di più la triangolazione sella pedane manubrio. Mi sono trovato veramente bene. La sella è più alta anche della 900 GS, diciamo standard, e quindi sei bello dominante sul manubrio e la guidi bene. Devo dire che se l'aggettivo dell'800 è semplicità, qui è comodità, comfort per il passeggero, comfort per il pilota, bella protezione. È una moto che nasce veramente per viaggiare. Ti dico la verità, io quasi l'avrei voluta questa col 19 a questo punto, per fare una stradale fatta e finita. Abbiamo il 17 posteriore, l'avrei messa con un 19 un pochino più bassa. Un pochino anche più, per differenziare maggiormente forse la famiglia. Anche per differenziare maggiormente la famiglia, perché quando sei in due carico, il 21 davanti, insomma l'appoggio superficie, un pochino ti viene a mancare, ma più che altro perché sulla F900 GS Adventure quello che vorrei io è una maggiore autorità, come dicono gli ingegneri, del precarico del mono. Abbiamo dato tutto quello che si poteva dare, bagagli, passeggero, eccetera, eccetera, ma manca resta un sempre un po' morbida, un po' seduta, e questo ti fa sì che l'avventura sia sempre un pochino scarico. Quando vai in due a guidare in curva, la moto passa un po' per il mezzo, cioè non è molto rapida a cambiare direzione, diventa un pochino impegnativa. Sì, non è nemmeno velocissima. Non è così veloce, cioè io vorrei una moto che fosse un pochino più alta dietro anche in due. È vero che eravamo due, insomma, due adulti belli, belli stazzati, però con le due borse laterali ragioniamo che questa moto viaggia anche con la tripla borsa, certo, certo, nasce certo per fare quello. Quindi avrei differenziato maggiormente l'ammortizzatore posteriore per dargli più appunto autorità, quindi dargli più precarica per poter avere una moto che si guida ancora meglio. In realtà poi io la ingannavo un po', cioè tenevo un po' il freno tirato per abbassare l'anteriore e curvare. La moto va bene, funziona, frena bene, ha un bel cambio. Mi è piaciuto molto il cambio, devo dire, a livello di quick shifter, anche col passeggero, che sai che sì, quick shifter non funziona bene, esatto, hai sempre delle botte. Risposta migliore dell'acceleratore su Dynamic sicuramente, sì, perché bisogna avere un po' sì più di birra sotto anche, per sì, anche salendo. Ho provato un mappa enduro, secondo me no serve. Io vorrei serve benzina, serve che sì gli si dia la birra, quindi la Dynamic è sicuramente quella buona. Gestione del gas come tutte le BMW eccezionale, veramente bella. E beh, allora il progetto è interessante, l'autonomia super sontuosa se uno vuole farsi il grande viaggio. La gestione del calore, oggi andavamo nella bassa, diciamo nella pianura, nelle varie trasferimenti, 36-37 gradi, eccezionale, cioè tutte e tre queste BMW sono molto fresche da questo punto di vista, quindi da quel punto di vista bravi, perché comunque non è facile gestire calore su moto che scaldano Euro 5 più. È una proposta che non lo so, non so bene posizionarla, nel senso non è che un vorrei ma non posso rispetto a un 1250, perché è un po' diversa secondo me, e che in questo segmento non ha rivali in questo momento. C'era l'Africa Twin, che era forse l'unica rivale vera col serbatoio grande, certo, ma adesso essendo Advento Sport ha messo il 19, forse ci hanno ragionato, ma potrebbe essere uno step, ecco, successivo anche per questa. Potrebbe essere uno step successivo, e anche qui vorrei le sospensioni elettroniche davanti e dietro, sì, perché su una moto così che diventa un po' l'ammiraglia delle tre, mentre sulla 900 GS tutto manuale va benissimo, qui sì, ok, dai su di precarica, però la forcella la deve assecondare. Detto che è una forcella che a me è piaciuta e che funziona molto bene, così come i freni.
Chiusura, quindi, grande apprezzamento per la sua vocazione turistica e da viaggiatrice. Sì. Grande abitabilità ci a bordo. Ci carichi la qualunque. Veramente. Sì, okay. Anche noi oggi ci siamo in realtà risparmiati, nel senso che avremmo potuto mettere molto di più, ma ci siamo portati dietro appunto Fabrizio, che è un peso massimo sotto ogni punto di vista, anche a livello di attrezzatura che si è portata al seguito, ma anche lui aveva spazio a sufficienza, perché è molto alto anche per le gambe, quindi mai un disagio durante no, il viaggio. No. È interessante appunto la precarica, perché ti consente per aiutare il passeggero a salire, la puoi diminuire, cioè no, quello che fa un po' il GSM250 in automatico, qui lo puoi fare. Però solo da fermo. Lo puoi fare solo da fermo, certo. E se sarà stancato il motorino oggi sì, di andare esatto. Su e giù, però se uno vuole fare tanti chilometri, insomma, è la scelta sicuramente la più azzeccata. Messaggio forte e chiaro, non solo dal punto di vista estetico, ma anche della guida. La F900 GS è forse l'interpretazione più estrema che BMW abbia mai dato pensando al fuoristrada. Essenziale e aggressiva, comfort ridotto a dir poco al lumicino e nessun accessorio superfluo. Sospensioni super regolabili con la giusta escursione, 230 mm davanti, 215 dietro, per affrontare con i giusti pneumatici i veri percorsi avventura. Sella 870 mm, anche in questo caso le opzioni sulle altezze sono tantissime e il peso si ferma a 219 kg con il pieno. Manifesta voglia di avventura della F900 GS porta con sé qualche piccolo limite a partire dall'autonomia. 14 litri di serbatoio, un po' poco, che segnano il ritmo della carovana. È la prima del resto a entrare in serva e, allestita da off-road, è quella che offre anche meno attacchi per i bagagli. In cambio però è quella che porta con maggior facilità al lago di Monastero, punto di arrivo del nostro road, segnatevelo bene, dopo un'ultima manciata di chilometri. È un panorama veramente mozzafiato che rappresenta il traguardo di questo percorso aperto ad ogni mezzo. Un dato chilometrico partendo da Milano, il nostro viaggio di andata totalizza 310 km percorribili in circa 5 ore senza correre troppo. La cartolina che ci è arrivata, scusa, stavo guardando, appunto, perché... ma dicevo, la cartolina che ci è arrivata è buona avventura, perché dopo aver viaggiato, fatto anche del fuoristrada, essere arrivati qua in alto, ti fa capire, a parte l'estetica che in questo caso, parlo di una moto che a me piace anche se non moltissimo. Ha il colore, la colorazione trophy, comunque è azzeccatissimo il design di questa moto, quindi 10 lode al designer qui. 10 lode al designer. Anche perché hanno voluto differenziare un po'. Saggio. Cambia il faro. Le altre due hanno lo stesso faro, un po' di family feeling, cambia serbatoio, insomma cambiano tantissime cose sulla F900, hanno voluto spingere proprio a livello di essenzialità per essere più fuori stradistica possibile, ma sospensioni tutte manuali, è quella sicuramente più divertente, quella che qui quando ci sali ti viene voglia di giocare, quella che quando entri in curva magari il più posteriore parte un po' ti fa anche divertire, e insomma è un bel giocattolino con tutto quello che ne consegue, nel senso che per caricare la borsa sulla sella abbiamo anche dovuto tribulare, perché non è che ci sono tanti ganci, pochissimi attacchi, il passeggero... Certo, si può comunque scegliere di prenderla con le borse laterali. No, dai, non puoi prendere questa moto. Non ci sta, guardatela, cioè adesso sembra un po' una televendita, ma effettivamente c'è l'essenzialità di questo modello. Poi se le equipaggiate con un treno di sospensioni di gomme giuste, con le Karoo 4, ti porta ancora più in alto, ma anche con le gomme stradali fa comunque grandi cose. Io resto sempre abbastanza sconcertato ogni volta che provo le Karoo 4 su asfalto, perché di quello che sull'anteriore soprattutto, perché entri in curva con velocissimo, una sicurezza incredibile. Oggi entravo talmente forte che mi partiva al dietro e in ingresso curva mi stavo divertendo veramente un sacco, e resto abbastanza stupito dall'attitudine stradale che ha sta moto. A dispetto di quello che sembri, la protezione aerodinamica non è così male. Con questo cupolino un po' più alto sì, potresti prendere di serie un po' piccolino, però questo qui secondo me è la configurazione migliore. In autostrada ci stai bene, la sella sì, dura, però fai parecchie ore, non è che ti stanca più di tanto. È chiaro che il passeggero insomma non ha le maniglie, è una moto da gustarsi un po' più da soli. Sospensioni sostenute anche, sospensioni belle valide. Sostenute, quando devi guidare su asfalto guidi, non è un materasso, e quando vai in fuoristrada, vabbè, rispetto alle tre fa un altro, cioè, appena vedi la
appena vedi che finisce l'asfalto ti viene subito, sì, stacchi sulle tutto. Enduro Pro è divertimento, Enduro Pro è la configurazione della mappatura che ti toglie direttamente l'ABS al posteriore, ti permette anche di derapare un po', esatto, quindi sei in massima sicurezza, e viene fuori quello che è lo spirito di questo modello. In questo caso apprezzo che sia tutto manuale e apprezzo anche che la forcella, come peraltro anche l'Adventure, abbia farfalline. Le farfalline per poter essere regolata al volo anche quasi mentre stai guidando. Questo è sicuramente un plus di questa moto, che con 3 giri di precarica e 2 clic di farfalla alla forcella diventa più rigida, più morbida in 3 secondi, senza avere troppe menate elettroniche, diciamo. Precarico su ogni singolo stelo, invece da una parte compressione, dall'altra ritorno, insomma, non male. È chiaro, è una moto che nasce più per fare adventuring, quindi venire su qua da solo e mangiarsi la polenta, però a smanettare un po', poi se vuoi viaggiare sì, agli attacchi per le borse, ma non lo so, cioè, io la vedo così. Vero è che continua ad avere poi gli stessi valori di cui abbiamo parlato, sì, prima, cioè anche a livello di corrispondenza della risposta del gas, dell'acceleratore, quindi filo diretto tra chi guida e la ruota posteriore, quindi dynamic, fondamentale, super dinamica in questo caso qua, bella frenata, anche se ha... Mi piace la frenata, forse ha un bellissimo controllo quando anche vai a frenare forte, manubrio un po' girato in avanti che ti dà subito venire voglia, ti fa subito venire voglia di alzarti in piedi per dominarla, e delle mappature sempre, secondo me, la migliore dynamic. Qui è bella pronta, cioè, mi è piaciuta. Ti faccio un'ultima domanda che parla un po' di tutte e tre le moto. Se dovessi scegliere una, sapresti cosa scegliere, o BMW è riuscita a caratterizzare molto bene questi tre modelli all'interno della famiglia, in modo che uno possa dire: io voglio fare solo strada, io voglio viaggiare? È una domanda un po' retorica, però chiaramente, o ci sono forse delle sovrapposizioni? No, a me non sembra. No, in realtà questa volta le moto sono veramente poco sovrapposte, sono tre modelli con un indirizzo di utilizzo ben definito, e forse ha fatto anche bene BMW a spingere così. L'Adventure è diventata una vera Adventure, questa è una vera off-road che con quattro cose puoi andarci a fare il fuoristrada veramente tosto. Abbiamo fatto anche la comparativa di dirt, insomma, facendo dei salti non indifferenti. Cosa interessante, scusami, visto che hai citato l'off-road, la possibilità comunque di togliere facilmente le pedane del passeggero, sì, che in questo modo ti liberano da un ostacolo quando guidi in fuoristrada. Sì, che le tocchi abbastanza. Sì, quando le guidi su strada ci sono, un po' impediscono, così invece ti risolvi anche un problema. Però ripeto, la vedi e dici: no, con questa qui non ci potrò mai. Ecco, quello è il punto che un po' ti spiazza, no? La vedi e dici: con questa moto qui viaggiare zero. La usi e dici: invece dici, tutto sommato, no? Poi usi l'Adventure, ovviamente è un'altra cosa, però a scotto di più pesante, più lenta nei movimenti, più inerzie, qui è tutto più guizzante, quindi sta a voi capire se volete fare il viaggio intorno al mondo, allora l'Adventure magari è la moto giusta, oppure se volete essere un pochino più sportivi, allora questa è la moto giusta. Se volete essere stradali, facili, urban, non avere appunto menate come ho detto prima, e avere la moto che vi causa meno stress di tutte, F800. ...1991 metri sul livello del mare, abbiamo raggiunto, Stefano, la nostra, se vuoi, il nostro traguardo, il lago di Monastero, giusto? Diamo un po' di indicazioni su dove siamo innanzitutto. Alla fine del mondo siamo qua. Nord in questa direzione, Parco del Gran Paradiso. Francia. Alle nostre spalle la Francia, poco più siamo là. Nelle valli del Torinese, del Canavese, le valli di Lanzo, e questo posto è... una sorpresa. Incredibile. Bellissimo. Bello raggiungerlo. Questo è un po' il bello anche della Maxi Enduro, Mid Enduro, chiamiamola come vogliamo, che ti consente di viaggiare bene per strada e poi di arrivare in posti così senza troppi problemi. C'è arrivata anche l'800 con le sue belle gomme stradali. Col passeggero importante, sì, che è sempre Fabrizio. Basta andare al ritmo giusto, insomma, non farsi prendere la mano. Invece con la 900 decisamente più facile. Puoi farti prendere la mano, sgonfi un po' le gomme e vieni subito. E sali. Facciamo un piccolo recap dopo che abbiamo già raccontato tappa per tappa. Siamo partiti da Bielmonte, sostanzialmente, per non dire che partiamo sempre da Milano. Partiamo da Milano, però ci premeva raccontare proprio il territorio partendo direttamente dal Piemonte. Quindi siamo partiti da Bielmonte, come abbiamo raccontato ieri, perché questo è il nostro secondo giorno. Poi Bielmonte, scesi, e tutta la parte di Panoramica Zegna, molto bella da guidare, fantastica strada per le moto, tutta la Valle Cervo, bellissima anche quella
Anche scenograficamente siamo andati... Sì, un contesto anche di natura molto particolare, sembrava quasi di essere più verso il mare a livello anche di vegetazione. Sì, 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 e comunque Bielmonte è 1500 metri, quindi insomma altitudine, quando c'è così caldo insomma ci andiamo a prendere un po' di fresco, diciamo che la scusa di questi servizi è venirci a prendere il fresco, questo è il punto. E poi siamo andati a Europa, che è un posto che va visitato perché è incredibile, in questa valle chiusa che termina con tutte le montagne, cioè, hanno costruito questo santuario gigantesco, meta di pellegrinaggio, dove si può anche... pranzare, come abbiamo fatto noi, tra l'altro. E poi da lì abbiamo attraversato la collina morenica che divide proprio Biella dalla parte di Ivrea, della Valle d'Aosta. Anche lì c'è una strada stupenda che insomma è molto frequentata dai motociclisti sabato e domenica. State attenti perché lì vanno, sembra che sia in pista, cioè perché strada molto ha un bellissimo flow. Bellissimo asfalto. Ivrea, un pezzo d'autostrada. E poi siamo venuti su sulle valli di Lanzo e dormito al rifugio Salvin. Che consigliamo. Ci si arriva con la moto, tranquillo, sempre un po' di fuoristrada, un po' di strada, un po' qui. I tratti non sono tutti sempre sterrati, ci sono i tornanti, i pezzi più critici li hanno un po' asfaltati, quindi, però sono posti che non sono vietate le moto e quindi questa già è una cosa positiva. E veramente poi arrivati a questi posti qua che insomma ti si apre il cuore. Segnalo un mix, direi 85% asfalto e 15% sì, fuoristrada, quindi fattibile da tutti, senza nessuna difficoltà. Questo è un altro tema molto importante che va considerato, perché poi, come vedete qua sotto nel link, vi abbiamo messo il percorso realizzato con Google Maps, quindi se volete andarvelo a rivedere, non usiamo GPX a questo giro, c'è tutto quello che abbiamo raccontato. Arriviamo un po' alle battute conclusive di questo nostro Roads, ancora una volta, che serve a noi per capire le moto, a darvi degli spunti per fare dei viaggi, ma serve anche a noi per apprezzare maggiormente, spesso in contesti dove non ci arriviamo normalmente, la bontà di alcuni progetti. Ah, sì, allora confermiamo un po' quello che abbiamo detto durante i commenti, cioè la più stradale in assoluto, l'800, non è qui il suo territorio sicuramente, però ripeto, ci si arriva, la luce a terra è sufficiente, la moto è molto morbida in generale, quindi essendo morbida ti aiuta soprattutto la forcella a avere un po' di feeling. Certo, con queste gomme bisogna farci un attimo di attenzione. Fate conto che salendo nell'ultimo pezzo, prima ha un filo di gas, quindi ecco, ha una buona trazione e ti porta su. Salendo adesso, anche io in questo momento guidavo la 900 Adventure, devo dire che il bicilindrico BMW è uno ski lift. Sì. Cioè, sì, ti tira su con una trazione, anche se hai la gomma che non ha trazione, lui te la dà perché è veramente morbido, veramente prima, seconda, un filo di gas, hai super trazione, super percezione di quello che succede sotto la ruota. Torniamo a quello che abbiamo detto ieri, sì, che il collegamento diretto gas però e ruota posteriore in c'è. Mappa dynamic, in mappa dynamic enduro, per forza, no, sì, è troppo morbida, troppo, troppo morbida. Difatti anche salendo adesso fin qua, mappa dynamic, prima in certi punti, però sempre risposta 1-1, quindi messaggi chiari, sì, e nessun imbarazzo, mi viene da dire. La GS 900 è la più brillante, la più scattante, la più quella che anche quando metti mappa enduro al colpetto, hai il colpetto sotto, insomma, ovviamente tiri giù la pressione delle Karoo 4, ti dà un grip esagerato e qui vieni su e ti diverti. Insomma, vai un po' oltre il giro turistico qua, no? Però ecco, devo dire, ho fatto un bel pezzo con la GS standard, diciamo, e insomma poi sono salito sull'Adventure, la sella a livello di comfort, l'Adventure veramente rimane imbattibile. Sì, allora riflettevo, no? Dopo quello che abbiamo commentato, adesso salendo qui dico forse io la volevo col 17, col 19, insomma più stradale. Però non sarebbe più un Adventure come loro forse la vogliono posizionare, che ti consenta, e poi ripeto, siamo venuti anche con questa, quindi, però col 21, le pedane larghe, ti dà l'idea di poter fare un po' di più, ecco, diciamo, di essere semplicemente una moto, un enduro stradale. Non lo so, sono un po' in dubbio, mi piacerebbe provarla appunto con un bel 19, un 17, un po' più bassa di sospensioni, che diventerebbe una bellissima moto da viaggio stradale, però così... Ma triangolazione mi piace, non lo so, sono un po' in dubbio. Rivolgiamo a voi la domanda, in realtà chiedeteci come vorreste una Adventure, esatto, di media cilindrata, è giusta questa o secondo voi è meglio avere una moto con serbatoio grosso ma la 19-17 come ha fatto Africa Twin? Okay. Per esempio, vabbè, diciamo che ha fatto 19-18, quindi è stata via di mezzo ancora. Domanda aperta per tutti voi che ci avete seguito fino in fondo. Siamo arrivati alla fine di questo Roads con le tre ragazze della famiglia F900GS. Sì, l'idea era anche di darvi un po' un'idea di cosa andare a scegliere secondo le vostre esigenze. Cioè, diciamo, si viaggia un po' con tutte, si fa un po' di tutto con tutte, c'è chi fa meglio qualcosa, chi fa meglio qualcos'altro. Se uno vuole andare a fare gli sprint, l'adventuring, le garette, così, perché no?
la GS F900 GS con l'unico limite del 17 posteriore che non ti consente di mettere gomme più cattive di queste, e questo magari BMW ci dovrebbe pensare, già che la fai così, falla anche col 18 posteriore. Che magari potrebbe arrivare, chi lo sa, doppia omologazione. È un altro cerchio, quindi insomma è una cosa... Sì, certo, doppia omologazione del cerchio posteriore. Moto stradale, semplicissima, facilissima, bassa di sella, anche qui quando vieni su sei in difficoltà, metti giù i piedi, i zampetti, insomma ce la fai senza problemi, moto da viaggio senza se, senza ma, insomma. E consumi molto bassi per tutti. Fine! Allora scriveteci qua sotto, se non vi siete ancora iscritti ai nostri canali, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tutto, seguiteci, stiamo facendo un buon lavoro, cerchiamo di raccontarvi le moto meglio che possiamo, guidandole nei loro a volte terreni ideali, ma a volte mettendole un po' in difficoltà come oggi. Stefano, grazie, ci vediamo al prossimo video. Qua sotto, commenti. In realtà il nostro road non è finito qui. Dopo avervi raccontato il viaggio fino al lago di Monastero, non abbiamo resistito, complici le valli e un po' di amicizia che si è instaurata con le 3GS, ad allungare di un altro pezzetto il nostro peregrinare piemontese. Panorami e strade ti invogliano a restare lontani dalla fornace della pianura padana. Così, giù nuovamente verso sud, in prossimità di Lanzo Torinese, poi, segnatevi questi 30 km di puro piacere di guida, arrivare, dopo aver percorso la valle di Viù, fino alle sponde del lago artificiale di Malciaussia. Uno specchio d'acqua cristallino che riflette il meraviglioso anfiteatro di roccia e i picchi verticali che le montagne intorno offrono. La strada è tortuosa, non facilissima, ripida, con tornanti che sembrano un budello, come poche che si possono trovare sulle nostre Alpi, e ti porta rapidamente a quota 1800 metri sul livello del mare, dove, davanti a questo spettacolo, chiudiamo davvero il nostro Roads.